Il terzo gol stagionale di Gael Genevieve regala i meritati playoff al Pisa di Giampiero Ventura e spedisce lo Spezia nell'inferno della Serie C, complice la sconfitta dell'Avellino a Bari e il colpo del Treviso a Trieste. Senza il sostegno dei propri tifosi per i primi 20 minuti, in protesta per la mancanza degli ultras liguri bloccati dal Viminale e con una sola vittoria ottenuta nelle ultime 5 gare, i nerazzurri giocano una gara spavalda e matura, respingendo così gli ultimi disperati tentativi di rimonta del Rimini di Acori. L'inizio di quelli promettenti, al quinto la combinazione tutta in velocità fra Gabbionetta, Colombo e Castiglio da far luccicare gli occhi, ma a Colombo manca poi la spaccata vincente per completare l'opera. Dopo 2 minuti Giuliano impegna Santoni dalla distanza anticipando di un giro di lancette. L'eurogol di Genevieve, che avanza indisturbato dopo la metà campo, ha il tempo di prendere la mira ed insaccare all'incrocio dei pali il gol che per ora è la miglior fotografia della stagione del Pisa, ovvero semplicemente favolosa. Lo Spezia fatica a creare gioco nonostante qualche spunto di Eliakbu e così al 33esimo è ancora Pisa con prima il monologo solitario di Gabbionetta sulla destra e poi la mezza rovesciata di Castiglio, spettacolare, che avrebbe meritato miglior sorte. Prima del riposo la squadra di Soda ha comunque la grande chance di pareggiare, spunto di Eliakbu, Morello respinge a mano aperta il destro dell'attaccante e poi viene letteralmente graziato da Zizzari che sulla ribattuta spedisce clamorosamente sul palo esterno. Nella ripresa cambia poco anche se dopo 50 secondi il primo sussulto è nuovamente di marca Spezzina con Buda che non approfitta di una piccola dormita della retroguardia dei toscani. Sull'altro fronte i pericoli maggiori li porta sempre Genevieve che al 52esimo spaventa Santoni con un missile da fuori che però termina a lato. Soda gioca la carta a Millesi e il neo entrato ci mette 2 minuti appena per farsi notare con un rasoterra da fuori area. La vivacità del Pisa è tutta nei piedi di Gabbionetta che al 59esimo sfodera un altro numero di grande tecnica ma trova sulla sua strada ancora un ottimo Santoni. Imprendibile sulle fasce la formazione di Ventura cerca gloria anche dai calci d'angolo ma Trevisan al 66esimo vede la sua incornata alzarsi sopra la traversa. L'ultimo sussulto degno di nota arriva a 20 minuti dalla conclusione. Gabbionetta vorrebbe suggellare con una rete la sua positiva partita ma l'esterno è troppo egoista e sciupa un buon contropiede in campo aperto. Finisce 1-0, lo Spezia dice addio al campionato cadetto interrogandosi su un futuro su nulla di buono, l'Arena Garibaldi invece può cominciare la festa e regalare i primi ringraziamenti di una squadra andata finora oltre le più rosee aspettative, anche se adesso l'imperativo di provarci fino alla fine rimane l'obiettivo più scontato. Daniele, però in 5 secondi salutiamo lo Spezia che retrocede in Serie C, campionato travagliatissimo quello del club ligure per tutte le vicende societarie. Sì, sì, e spero che ci sia adesso, al di là dell'aspetto sportivo, spero che sia comunque una salvezza sotto un altro ambito, perché la stagione durissimo è andata ed era anche prevedibile. Però adesso lo Spezia si deve salvare in un altro contesto e questo è ancora più pesante perché, insomma, immaginare la Spezia senza una squadra e senza calcio o ripartire dalle serie minori mi sembra un delitto pensando al picco, pensando alla ferrovia, pensando a tutto l'entusiasmo che anche in quest'anno, anche una stagione disgraziata, comunque ci hanno voluto regalare. Presidente Kubers, di nessuna settimana. Sì, sì, dimmi. No, volevo in 5 decimi secondo, visto che questa è la serata dei presidenti, un bel momento della stagione, l'ex presidente Ruggeri ha deciso di salutare perché non ce la facevo più. A voi, non ce la faceva più, a voi i commenti. Io mi prendo un piccolo break pubblicitario, posso Alfredo? Vado in calcio d'angolo, mi salvo in calcio d'angolo, do la linea alla pubblicità, quindi insomma rimandiamo a dopo tutti gli eventuali commenti.